Radio Più presenta Le parole della misericordia, un momento di meditazione in occasione dell'Anno Santo, a cura di Fabio Rosini. Perfezione. Perché occuparsi di questo termine a riguardo del vocabolario sulla misericordia nella Sacra Scrittura? Se noi cerchiamo nei Vangeli, quando Gesù usa il termine essere perfetti o perfezione, troviamo il versetto 48 del quinto capitolo del Vangelo di Matteo che dice: siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Allora, la perfezione è una chiamata che è collegata alla stessa chiamata alla filiazione divina. Essere figli di Dio vuol dire essere perfetti come Lui, somigliargli. Allora dobbiamo capire cosa vuol dire in questo caso somigliargli. Il versetto 48 termina il capitolo 5 di Matteo e termina una parte di questo testo strepitoso che è il Sermone del Monte, primo discorso del Vangelo di Matteo, posto da Gesù, il più lungo, il più straordinario, che è la parte sull'amore al nemico. Il testo dice: avete inteso che fu detto amerai il tuo prossimo, odierai il tuo nemico, ma io vi dico amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del Padre vostro celeste, il quale è misericordioso, il quale usa pazienza, abbondanza verso i giusti e gli ingiusti. Allora, la perfezione cristiana non consiste in un concetto o in una meta analoga a quella della filosofia stoica, per esempio, che è una perfezione personale. Molto spesso abbiamo pensato che essere perfetti o inseguire la perfezione cristiana vuol dire inseguire una assenza di vizi, una vittoria su tutte le passioni, una condizione di esercizio della virtù costante e profonda e vittoriosa su tutto ciò che è la debolezza umana. E invece, sorprendentemente, il concetto evangelico di perfezione è arrivare al bersaglio della misericordia. In sé, infatti, la parola perfezione viene dal termine telos, che in greco indica meta, termine, bersaglio. Cioè è il fine delle cose, e il fine delle cose appare nitidamente essere la misericordia. Cioè, una coscienza cristiana non è perfetta quando ha vinto tutti i suoi propri peccati, ma quando sa esercitare la misericordia verso il prossimo. Il fine di tutta la formazione è la misericordia.